Dopo circa 10 anni, la regione Campania ha un nuovo piano ospedaliero e a beneficiarne anche il sud della provincia di Salerno, che vede gli ospedali di Polla e Sapri diventare DEA di primo livello. Ad esultare lo stesso governatore De Luca, che parla di risultato straordinario, frutto di un lavoro di approfondimento, discussione e confronto serrato con le strutture centrali del Ministero. Ad un decennio dal vecchio piano, che prevedeva tagli drammatici di strutture e chiusure di interi ospedali, spiega De Luca, viene approvata una programmazione ospedaliera equilibrata, seria e rigorosa, che tiene conto delle esigenze dei territori e tutela fino in fondo il diritto alla salute dei nostri concittadini. Il nuovo piano ospedaliero, tra l'altro, prevede, come già richiesto in deroga dalla Regione ad aprile scorso, i punti nascita di Sapri, Polle e Piedimonte Matese inseriti in DEA di primo livello. Si tratta dunque di un passaggio di straordinario valore che consente di definire in pochi giorni il piano dettagliato per l'assunzione del personale e la stabilizzazione delle centinaia di precari in attesa da anni e anni. Ma i toni enfatici del commissario governatore campano fanno da contraltare le dichiarazioni del consigliere regionale Valeria Ciarambino, che anche nella fase della paventata soppressione dei punti nascita ha duramente attaccato De Luca. Questo grande risultato è invece un'abdicazione, è finalmente una resa alla legge, alla legittimità da parte di questo presidente che si crede al di sopra della legge. Abbiamo perso quasi 3 anni di tempo, la nostra regione e la nostra sanità ha perso 3 anni di tempo perché il presidente si è lanciato in un braccio di ferro non con il Ministero della Salute ma con le leggi dello Stato, punti nascita di Polla e Sapri. Oggi sappiamo che dentro il piano ospedaliero quei punti nascita sono DEA di primo livello e quindi lì ci potranno stare delle ginecologie, dell'ostetrice e delle pediatrie che potranno così accogliere le madri e i bambini. Se così è, anche questa è un'importante vittoria. Questa battaglia, i nostri parlamentari locali, i consiglieri regionali, l'abbiamo combattuta al fianco dei cittadini.